Salve a tutti, sono Alex il Biondo, benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, siamo qui perché oggi è un video veramente, diciamo, un po' speciale e anche divertente. Allora, ormai come sapete tutti, il campionato ormai è finito, mancano ultime due partite e ora il Benevento farà l'ultima partita in casa contro il Genoa e poi va a Verona contro il Chievo. Ora la partita contro il Genoa saluteremo per l'ultima volta la Serie A, poi chissà fra 2 anni se andremo di nuovo, chissà, spero di sì, per rivedere magari la Serie A perché veramente è bellissima la Serie A. Vabbè, però c'è il campionato di Serie B che non è anche male, cioè è un bel campionato, soprattutto l'anno prossimo con squadre veramente forti e quindi sarà veramente un campionato emozionantissimo. Comunque ragazzi, ieri c'è stata la partita Spal Benevento, finita 2-0 e quindi non so se vi ricordate Andrea, il ragazzo che ho fatto un'intervista doppia sul canale di Neschio, iscrivetevi al suo canale che ha raggiunto i 10.000 iscritti. E quindi mi ha mandato un video, lui vive a Ferrara, è andato allo stadio e mi ha fatto un video. Vai col video. Il video. Allora ragazzi, ora come avete visto la tifoseria della Spal bellissima, anche quella del Benevento, ma ora passiamo a un video dove diciamo i fail più assurdi del calcio. Faremo vedere gente che prende pallonate in faccia nelle parti basse anche, e quindi commentiamo un po'. Iniziamo. Allora, io siamo subito un giocatore del Sassuolo che è... Oh mamma mia! Una pallonata in faccia! Oddio, che dolore! Voleva fare la rovesciata, presa la pallonata in faccia. Qui chi è? Ah sì, mi ricordo questa! L'allenatore dell'Inter, ora non mi ricordo il nome. Mamma mia, una pallonata giusto qua in faccia! Ah, che dolore, veramente! Guardate qua il replay, mamma mia. Se la ride, vabbè. Spero non si è fatto male. Ecco qua, addirittura diciamo, andate a vedere come sta. Vabbè, era duro e giusto. Qui vediamo che succede. Mamma mia, una pallonata nelle parti basse.
Oddio, poverino, non so se ditemi anche voi qua nei commenti se mi è successo tipo una cosa del genere, vi è andata una pallonata in faccia, nelle parti basse. Oddio, è morto questo, è morto. Non so le squadre. È morto, poverino. Vabbè, passiamo avanti, che è qua il Torino. Oh! Mamma mia! Che pallonata, ragazzi! Vediamo se farò vedere il replay. Mamma mia! Ah! Giusto qui, raga, giusto qui. Fa malissimo, raga. Poi qui un'altra partita. Ecco. Si sono uccisi. Guardate! Oh mio Dio! Qui stanno una ragazza e un ragazzo che vogliono fare, buono, ho capito. Stanno in un parco, vediamo un po'. Tiene tipo qualcosa in testa. Una palla da tennis. Oddio, provo il dolore per lui. La ragazza se la ride. Oddio, mamma mia. Cioè, tipo andare a fare così con la racchetta, la palla, che quella fa malissimo. Guardate il replay. Buu! Meno male, sta tutto bene. Vabbè ragazzi, è finito il video come avete visto delle pallonate in faccia, nelle parti basse. È successo di tutto. Che dire, oh, questo video è durato pochissimo. Vi ricordo di seguirmi su Instagram Alex il Biondo, anche su Instagram la pagina Amico Ultra, poi su Musical.ly Alessandro Di Meo. Iscrivetevi al canale. Vi voglio dire ragazzi, che ora da ogni giovedì farò una live, quindi una live a settimana dove assaggeremo caramelle, patatine, faremo di tutti. Quindi giovedì quando ce l'abbiamo, boh, non lo so. Vabbè, questo giovedì ci sarà una live sul canale. Ve lo dico ora, poi ve lo ricorderò sia su Instagram. Quindi seguitemi su Instagram. Ok, ragazzi, poi questo video finisce qua. Vi ricordo, pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ok, devo andare alla prossima volta con Alex il Biondo. Ciao!